80 euro per una tua stampa, magari il video per la stampa. Bella, sì. Vabbè, cominciamo. Sì, bravo. Aspetta che sento. Ma perché ti è qui sotto? No, ha detto che stavo parcheggiando, stava cercando parcheggio. Ora lo chiamo. Digli, non esiste il mercato, è quello. Digli che c'è il parcheggio là sotto la Monte Catini, che il posto. Iniziamo, Francesco. Allora, intanto vi presento Pierpaolo Ianni, che è collaboratore parlamentare della senatrice Paglini, nonché ricercatore all'Università Cattolica di Milano. E l'azione che andiamo a presentare oggi in realtà non nasce solo dalla mia penna, ma è frutto di una collaborazione appunto con la sua competenza in materia specifica, nonché della dottoressa Francesca Censini, che è dello staff regionale, nonché della collaborazione anche di un candidato consigliere che si è preso la briga di fare due conti, di conteggiare il quantum di cui stiamo parlando. E veniamo a questo quantum. Stiamo parlando di 3,2 milioni per il 2014, la nostra stima, e di 2,6 milioni per il 2015. Ovviamente questi sono soldi che il Comune non ha incassato. Non ha incassato perché nel 2011 l'attuale amministrazione ha deciso di fare tutta di rivedere nel suo insieme gli oneri del marmo. Da un lato giusto, era da fare, perché gli accordi del 2003-2004 in effetti scadevano nel 2011, peccato che la precedente amministrazione, che guarda caso fa capo allo stesso sindaco, nel 2008-2009 aveva rinnovato gli accordi.
Quindi nel 2011 l'amministrazione dice gli accordi 2003-2004 sono scaduti, gli accordi 2008-2009 non sono validi, per cui stabiliamo un nuovo sistema di calcolo degli oneri del mare. In realtà poi sappiamo che il TAR ha contestato questa interpretazione, per cui gli accordi del 2008-2009 erano da ritenersi validi. Però l'amministrazione ha continuato nella sua strada e ci ha portato ai risultati di oggi. Quindi da questo è nato l'esposto che abbiamo presentato alla Corte dei Conti. Qual è il nostro punto di vista? Il nostro punto di vista nasce appunto dal 2003-2004, quando con gli accordi post sentenza della Corte Europea il Comune decide di arrivare a patteggiare in qualche modo i non ricorsi, la rinuncia ai ricorsi da parte degli industriali del mare, almeno di parte degli industriali del mare. In questi accordi si stabilisce che le cave che sono parzialmente interessate o interamente interessate dei beni stimati ricevono uno sconto molto, diciamo, formale, uno sconto proprio simbolico, per cui in realtà la tariffa che queste cave pagano è confrontabilissima con quelle che sono completamente considerate agromarmifero comunale. Quindi la differenza è veramente minima. Vengono raggruppate in tre fasce, quelle che sono al 75% ben stimato, al 50% ben stimato e al 100% ben stimato. Ma ripeto, lo sconto è veramente minimo. Dal 2012 lo sconto non è più un fatto simbolico. Non è più un fatto simbolico secondo noi per un motivo ben preciso, perché nel 2009 l'attuale sindaco firma un protocollo d'intesa con gli industriali in cui riconosce che le concessioni non verranno date per le cave che hanno beni stimati, perché i beni stimati sono privati. Quindi sono da considerare cave private. Okay. Ecco che cambia il paradigma del concetto di bene stimato. Cioè, invece di andare a riconoscere che i bene stimati in realtà sono agrimarmiferi comunali, il sindaco accetta di firmare questo protocollo in cui riconosce la proprietà privata dei beni stimati. E nel 2011 e 2012 la mette in pratica con degli sconti che non sono più sconti simbolici, ma sono sconti reali. Tant'è vero che, come ho detto prima, stiamo parlando di qualche milione di euro all'anno di mancato introito. Noi abbiamo fatto i conteggi solo per il 2014 e il 2015, perché per il 2016 i dati ce li presenteranno giovedì in commissione. Io ho chiesto di averli, ovviamente non ho avuto nemmeno risposta, altrimenti avremmo potuto conteggiare già, potervi dire anche a quanto ammonta il mancato incasso per il 2016. Non abbiamo conteggiato il 2013 lo stesso, perché abbiamo da portare avanti l'attività in consiglio comunale, perché altrimenti fare ragionieri dietro questa amministrazione è veramente complicato, ecco. Comunque è una storia che noi abbiamo ripercorso addirittura dal 94, in realtà con dal 92 con il nuovo statuto del Comune di Carrara. Abbiamo ripercorso tutta la cronostoria per la Corte dei Conti fino ad arrivare appunto ai giorni nostri, fino ad arrivare al 2015, quando c'è stata l'ultima delibera del Consiglio Comunale che ha spostato
diciamo, la percentuale del canone, tra il canone concessorio e il contributo di estrazione, c'è stato questo spostamento che fa sì che nel 2016 l'importo, diciamo, che il comune non ha percepito risulti un po' in calo, ecco. Però siamo sempre nell'ordine del milione di euro come minimo, ecco. Quindi secondo noi questo nuovo modo di impostare la tassazione del marmo, che avrebbe potuto essere positivo perché si basa sul valore, anche se stimato, si basa sul valore stimato di produzione, mentre prima si basava sulla quantità di produzione del marmo, quindi da questo punto di vista era ulteriormente legittimo anche quello precedente. Adesso si è finalmente arrivati a un valore, anche se di stima, del marmo, ma purtroppo si è inserito il concetto dello sconto, quello che noi chiamiamo lo sconto estimato, che noi abbiamo stimato in qualche milione di euro. Quindi l'abbiamo segnalato alla Corte dei Conti. In realtà di cose da segnalare alla Corte dei Conti ce ne sarebbero tantissime, perché se andiamo a leggere per esempio la sentenza del 2004 della Corte Europea, dice espressamente che il Comune di Carrara non poteva non sapere già dal 1992 che la tassa marmi era illegittima. E quindi dal 92 al 2004 ci sono voluti praticamente circa 12 anni per capire che bisognava cambiare la tassazione del marmo. Ci sono anche altri elementi che ora non stiamo a ricordare, perché altrimenti, infatti, ci siamo concentrati solo su questo aspetto, però in realtà sulla Corte dei Conti avremmo dovuto segnalare tanti di quegli elementi inadatti, non corretti sulla gestione delle entrate del marmo, che abbiamo dovuto concentrarci sull'aspetto più eclatante da questo punto di vista, perché altrimenti ci volevano praticamente un lavoro a tempo pieno. Noi non siamo investigatori, lo lasciamo ad altri fare il lavoro di investigazione. Ci siamo concentrati su questo proprio perché è un'attività che è stata portata avanti, iniziata prima che arrivassimo noi in Consiglio Comunale, e che ha avuto il suo l'epilogo, in qualche modo, la data di avvio con luglio del 2012, con la delibera di giunta, del numero 381 del 26 luglio, che ha dato il via a questo nuovo sistema di tassazione. Disconoscendo poi anche quello che è stato affermato nella sentenza recente della Corte Costituzionale, in cui si parla appunto di plurisecolari inefficienze della pubblica amministrazione, ma guarda caso quando si tratta di ben estimati invece l'efficienza dell'amministrazione è stata ben diversa. Cioè una pubblica amministrazione che invece di cambiare il regolamento degli agrimarmiferi per ricomprendere anche beni stimati, invece fa esattamente il contrario, cioè fa gli sconti alle cave che comprendono beni stimati. Attenzione, tra l'altro comprendono beni stimati nella superficie, nel complesso della superficie autorizzata, non nel complesso della superficie estrattiva. Quindi non è detto che una cava estragga il marmo effettivamente dalla superficie cosiddetta estimata, quindi dalla superficie considerata privata, ma basta avere un tot di superficie all'interno della cava che sia considerata bene estimato e subito si ha lo sconto. E questo secondo noi ha doppiamente valore in questo esposto che abbiamo presentato. Ma l'esposto ce lo date? Sì, poi ve lo manderò ora. Okay. Io ce l'ho qua, però qui non ho i vostri indirizzi, se no. Vabbè, ce l'ho, mando io. Okay.
Quindi noi chiediamo, appunto, vogliamo che si completi la ricognizione di questi famosi beni stimati che ad oggi, nonostante le previsioni della legge 35 del 2015, la legge regionale, non è stata ancora completata, non è stata ancora consegnata ai componenti della Commissione Marmo, e anzi espressamente è stato detto che è ancora da terminare. Ormai sono passati circa 2 anni dall'approvazione della legge e ancora siamo a questi punti. Non dimentichiamoci poi della recente iniziativa parlamentare, perché il Movimento 5 Stelle si sta muovendo anche a livello parlamentare, sia con l'interrogazione presentata al governo, sia con la proposta di legge che è in fase ancora di elaborazione e che comunque vede diciamo le nostre senatrici operare in staff con personale esperto in materia, senza contare la collaborazione del presente. Ecco. Sì, io in più posso magari una nota. Dare delle note circa l'esposto, nel senso che l'esposto è stato sviluppato su 29 punti, quindi si tratta di un lavoro articolato che naturalmente tiene in considerazione di quella che è la stratificazione giuridica. Da questo punto di vista è sicuramente interessante quello che è avvenuto pochi mesi fa alla Corte Costituzionale, quando il relatore Amato ha dovuto far presente che la situazione dei beni estimati è ben precedente all'editto di Maria Teresa Cibo Malaspina e risale addirittura al 1574, e alla Corte Costituzionale abbiamo così assistito a una vera e propria storia del diritto più che un'analisi del diritto attuale, perché inevitabilmente è necessario, per comprendere i beni estimati, fare un salto indietro all'editto di Maria Teresa Cibo Malaspina. Ed è particolare questo fatto perché questo editto ha resistito a tutto, alla Rivoluzione Francese, al Congresso di Vienna, a 2 guerre mondiali, e questo stupore lo si legge e lo si sente all'Unità d'Italia. C'è stata anche una legge mineraria, tra l'altro, nel frattempo. E lo stesso relatore, appunto Giuliano Amato, evidenziava questa particolarità del caso Carrarese. Quindi è evidente che l'esposto, necessariamente articolato in 29 punti e a 15 allegati, proprio perché il materiale è stato molto, e quello che abbiamo fatto come uffici in collegamento con De Pasquale è stato proprio quello di riuscire a fare una scrematura di tutti i documenti più importanti in modo tale da dare alla Corte dei Conti una base su cui poter sviluppare delle ricerche, delle analisi che logicamente spettano alla Procura, che ha anche gli strumenti necessari per indagare quegli aspetti che abbiamo segnalato. In quanto più, avete volevo... impiegato una curiosità a mettere insieme? Qualche mese. Sì, è stato un lavoro di diversi mesi, ma bisogna considerare che c'è stato un lavoro di qualche anno all'interno della Commissione Marmi del consigliere De Pasquale, che comunque ha seguito fin dall'inizio del suo mandato la questione delle cave, dei beni stimati, quindi della Commissione Marmo. Avete trovato, ha detto, tracce del beni stimati già al 500? Sì, nel 1574, quello lo potete trovare proprio nella relazione che fa Giuliano Amato, giudice della Corte Costituzionale, che ha relazionato proprio per l'ultima trattazione della consulta sull'argomento, e partono appunto da uno statuto di Alberico del 1574. Quindi è evidente che quello che si è notato anche nel dibattito in Corte Costituzionale è che c'è stato sempre un modo di procrastinare la trattazione e la risoluzione del problema, e ci troviamo in questa situazione dove, tra l'altro, è sempre bene precisare che, come già stato detto, che sono beni stimati alcuni, ma poi ci sono i beni misti e poi gli agrimarmiferi, quindi è una situazione particolarmente articolata e complessa che ha impedito di trovare delle soluzioni definitive. In questo però vorrei anche aggiungere che non c'è solo la Corte dei Conti, ma abbiamo anche fatto un coinvolgimento con un atto di sindacato ispettivo del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, oltre alle funzioni giudiziarie e di giustizia amministrativa, ha anche una funzione di consulenza, quindi abbiamo chiesto al Governo che chieda un parere qualificato anche al Consiglio di Stato per trovare una definizione della questione dei beni stimati, anche perché dal 1574 e soprattutto dal editto di Maria Teresa Cibo Malaspina, perché per precisare questo aspetto dello statuto
e l'editto nasce proprio per risolvere dei problemi che erano sorti nell'applicazione dello statuto. Quindi nasce questo editto per regolarizzare una situazione che era appunto indefinita. Quindi sono cose che si trascinano veramente da secoli, però appunto ora c'è stata un'evoluzione giuridica anche a livello europeo sui beni indisponibili, che ha cambiato molto la situazione rispetto agli stati preunitari. Quindi è venuto il momento di riuscire a porre una fine a questa situazione e portare anche Carrara a avere una situazione che sia in linea con le leggi comunitarie e anche appunto l'autorità della concorrenza e tutti quegli aspetti che si sono visti anche negli ultimi mesi. Quindi il lavoro è stato un lavoro intenso, ma ha portato comunque a un risultato che è stato depositato alla Corte dei Conti della Regione Toscana. Tra l'altro, nell'ultima sentenza della Corte Costituzionale si dice espressamente che l'editto di Maria Teresa si limitava a cancellare l'obbligo del livello. Cioè, quindi la Corte Costituzionale parla chiaramente che la proprietà degli agri marmiferi è del comune di Carrara, perché viene detto prima, tutti gli agri marmiferi erano di proprietà delle antiche vicinanze in base allo statuto del 1574. Quindi quello che non ha fatto il Comune in tutti questi secoli, ma a noi interessa soprattutto gli ultimi decenni ovviamente, è quello di non far rientrare, una volta approvato il regolamento degli agri marmiferi, non far rientrare appunto i beni stimati nel patrimonio disponibile del Comune. Anzi, con questa delibera con queste delibere del 2011-2012 ha esattamente fatto il contrario. Scusa Francesco, te parlando prima proprio di quegli anni lì, hai accennato a questo protocollo d'intesa. Sì. Cioè è un protocollo d'intesa non istituzionale, cioè allora, diciamo il risultato è stato il sollevamento dell'obbligo del pagamento di parte dei contributi e beni stimati. Siamo in quella fase lì, no? Quando Nel 2008-2009 l'attuale sindaco cerca soldi per la strada dei marmi e allora arriva a fare un accordo integrativo con gli industriali del marmo con i quali cerca di avere qualche soldo in più. Ovviamente per arrivare a un accordo firma questo protocollo d'intesa in cui sancisce espressamente che lui si impegna a rilasciare le concessioni, ma non per quelle cave in cui ci sono beni stimati. Ah, e questo protocollo qui? Ma io l'ho già denunciato tante volte, ora ve lo mandiamo, insomma, l'ho sbandierato in consiglio comunale tante volte. Ma non, ovviamente i risultati sono sempre stati i soliti, l'ho anche utilizzato nelle proposte di delibera che ho portato in consiglio comunale, che in realtà in consiglio comunale non sono mai arrivati perché l'hanno sempre stoppate prima. Comunque il concetto è questo: un sindaco che firma un protocollo d'intesa dove dice espressamente che il rilascio delle concessioni non riguarderà le cave che hanno a che fare con i beni stimati perché trattasi di proprietà privata, ci fa capire qual è l'orientamento del sindaco. Con questo accordo a cui lei fa riferimento, cioè, esiste o è testimoniato o è soltanto? Secondo me è testimoniato dall'impostazione di questa delibera di giunta che appunto fa gli sconti reali e non simbolici. E non c'è nessuna delibera del Consiglio Comunale in proposito, è un'iniziativa di giunta. Gli imprenditori poi hanno dato dei soldi per fare la strada dei marmi? No. Esiste questa? No, assolutamente. Faccia? Cioè nel 2008, con gli accordi del 2008, il sindaco riesce ad avere degli incassi dal marmo che sono superiori rispetto agli accordi del 2003-2004. Questo sì. Sì, quando ritrattano il problema è che poi con questo sistema ha rinviato la durata degli accordi, tant'è vero che sono scaduti solo nel 2015 poi, quando invece gli accordi del 2003-2004 sarebbero scaduti nel 2011.
hanno fatto tutto un rigiro per cui hanno stabilito che gli accordi del 2008-2009 non erano validi. Poi invece il TAR ha detto che invece erano validissimi anche se non sono stati firmati dalle singole aziende. Per cui alla fine ha creato un guazzabuglio, un caos normativo che oggi dobbiamo, l'ufficio Marmo deve quantificare ancora. Questo è il problema, che non si gestisce così una risorsa. Ci danno a noi degli incompetenti, ma mi pare che qui qualcuno insomma, abbia qualche difficoltà o abbia avuto qualche difficoltà ad amministrare il comparto Marmo in questi anni. Quello che appunto vogliamo dire noi è che non capiamo dove sia l'interesse collettivo in uno sconto così consistente riferito ai beni estimati, da dove nasca. Non c'è una delibera del Consiglio Comunale che dica alla Giunta di fare in un certo modo, non c'è nessuna, nemmeno un, come si può dire, non sta scritto nemmeno nella delibera del 2011, non c'è una indicazione di questo tipo. L'unica indicazione che abbiamo che possa giustificare questi sconti reali, concreti sui beni stimati è il protocollo d'intesa del 2009, che dice esattamente l'opposto di quello che tra le righe dice la Corte Costituzionale sui beni stimati, e poi tra le righe fino a un certo punto, perché poi nella sentenza del 2016 insomma dice espressamente che nello statuto di Alberico del 1574 tutti gli agri marmiferi erano di proprietà delle antiche vicinanze e così via. Addirittura dice ancora più avanti, il comune di Carrara non ha mai incluso i beni stimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile. Cioè, più chiaro di così, sinceramente, penso che non ha mai incluso i beni stimati tra quelli. Io l'ho detto, ho fatto proposte di delibero, ho detto, penso di averlo detto in tutte le salse. Anche diversi pareri ci sono. Il comune di Carrara, la sentenza della Corte Costituzionale del 2016, appunto 5.3, afferma: è un fatto che il comune di Carrara non ha mai incluso i beni stimati tra quelli appartenenti al proprio patrimonio indisponibile. Cioè c'è un'inerzia che è quella che noi vogliamo combattere. Lo scopo a cui volete voi arrivare è far rientrare i beni stimati nel patrimonio indisponibile del comune, oppure anche lasciarli, perché mi è parso di capire prima che diceva che quando la differenza tra la tassazione era minima, alla fine poi le entrate erano le stesse. Diciamo che la differenza tra l'esistenza o meno dei beni stimati era irrisoria. E in quel senso ci potrebbe lasciare marmi, conoscerli? Ma diciamo questo, quando c'era la tassa marmi, il problema beni stimati praticamente non esisteva, perché dal punto di vista materiale, economico, la differenza era pari a zero. Gli accordi del 2003-2004 la differenza diventa simbolica, con questa nuova tariffazione del 2012 diventa reale, cioè stiamo andando esattamente verso la privatizzazione. Ora c'è, siamo andati verso la privatizzazione delle cave. Questo è quello che possiamo constatare facendo la cronistoria. Ecco, noi vogliamo ritornare invece Però scusa Francesco, ora c'è anche il problema delle concessioni delle gare. C'è il problema delle gare, per cui l'antitrust giustamente dice effettivamente, ma lo dice in realtà anche Amato nella sentenza della Corte del 2016, effettivamente anche lui sottolinea il fatto che ci sono difficoltà a mettere in gara nel momento. Ma riconoscere i beni estimati, però tenendo la tassa irrisoria come era in origine, potrebbe evitare al comune tutte le cause di quelli che hanno gli atti notarili che attestano che le cave le hanno comprate. Noi siamo dell'idea di riportare le cose, la situazione a termini di legge, fine. I compromessi non hanno senso.
se la legge ci dice che le cave rientrano nel patrimonio indisponibile del comune, che rientrano nel patrimonio indisponibile del comune, che poi ci possano essere, possano esistere delle cave private nel comune di Carrara, lo dica qualcuno che ha l'autorità di dirlo, perché dai dati che abbiamo così non è. Lo statuto del comune di Carrara del 92, che nessuno ha mai contestato, dice espressamente che i bacini marmiferi appartengono al patrimonio indisponibile del comune, i bacini marmiferi. Quindi, questo mette in stato di illegalità tutti quelli che sostengono che i beni estimati siano proprietà private. Certo. E perché non si è mai agito nei loro confronti? Lascia a voi le conclusioni. Lascia voi le conclusioni. La questione non c'è se la legge c'è già. È questo che... La questione secondo noi non ci sarebbe. Però a questo punto che lo dica pure... E gli atti notarili di tutte le cessioni che sono state fatte? Avranno un valore, no? Avranno un valore, ma bisogna vedere se nascono da una partenza corretta, perché se a un certo punto qualche notaio firma a parte bisogna andare a leggere gli atti, cosa c'è scritto sugli atti, perché non è detto che ci sia scritto che viene trasferita la proprietà, è da vedere. Io di questi atti ne ho uno solo e non si parla di trasferimento di proprietà. Chiariamoci le idee. Uno, sono tanti. Infatti, io dico non faccio testo perché ne ho uno solo, quindi non so cosa c'è scritto negli atti. Quindi intanto bisognerebbe accertare che cosa c'è scritto sugli atti, primo. Secondo, purtroppo qualche vizio a un certo punto di partenza ci sarà pur stato. Qualcosa deve essere successo. Quando possa essere successo, se 10 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa, un secolo fa, questo è tutto da vedere. Di sicuro che potessero esistere dei dubbi sulla proprietà privata delle cave dal 94 come minimo, la domanda bisognava porsela, perché con 94 lo afferma la Corte Costituzionale, la normativa preunitaria è da considerare definitivamente superata. Una normativa preunitaria che è inconciliabile, incompatibile con la normativa italiana che è di tipo pubblicistico. Questo lo diceva la Corte Costituzionale già del 95, quindi qualche dubbio qualcuno forse avrebbe dovuto farselo venire. Aspettiamo, quando l'avete depositato, l'esposto? È una decina, sapete come fa, dieci o per sette. Sì, non ho preciso. Aspettiamo il testo, Matteo, sì, mi raccomando. Ve lo mando subito, cioè subito. Sì, vabbè. Sì, ve lo mando. Qualche giorno dopo. Comunque, quando iniziate a scrivere il pezzo, ce l'avete. Grande. Vieni su ora. Porca miseria.